Sono Gianluca Villa e vi presento il nuovo prodotto Harley per il 2015, la Dyna Lowrider. È una bellissima custom con un grandissimo motore pulsante, 103 pollici cubici che equivalgono a 1690 centimetri cubici. È una raffreddata d'aria, ha una trasmissione a cinghia. Poi, se andiamo nel dettaglio, sempre criticate, ma questa volta l'Harley ha fatto un grandissimo lavoro, perché abbiamo due freni a disco davanti da 300 con anche l'ausilio dell'ABS, sia davanti che dietro. Davanti abbiamo quattro pistoncini, dietro abbiamo una pinza flottante a due pistoncini. Lo scarico, bellissimo, cromato, 2 in 1, caratteristico rumore Harley brevettato. Una sella molto comoda con la possibilità di essere regolata su qualche centimetro, circa 4 avanti e indietro. Il manubrio, bellissimo anche lui, tutto cromato, possibilità di regolarlo. Come potete vedere, ogni singolo dettaglio è curatissimo, stile Harley. La console sul serbatoio ci dà sia la velocità col tachimetro, sia il contagiri. E nel finto serbatoio a sinistra, o perlomeno nel finto tappo, c'è l'indicatore di carburante. Nel quadro tachimetro c'è anche un piccolo display per tutte le informazioni.